Dunque, quando io intendo andare ai lati, intendo questa cosa qua. Ho mangiato da tanto, per cui ti posso far sentire bene. Allora, quando tu pensi, a qua, e lo fai molto bene, fai così, giusto? Tipo una palla, tipo un palloncino. Ci proviamo. Non riesco a farlo. Con calma, proviamoci. Devo riempire qua e contemporaneamente qua. Sì. Ok. Poco poco, molto bene qua. Però intanto non stai più respirando qua. Cioè mi capisci. E te l'ho detto? Già meglio, ma hai sviluppato solo questa parte qua. Riproviamo l'ultima volta e poi ti eserciterai a casa. Provo a contestare le mie mani. Già meglio, ora hai fatto solo questa parte qua. Devi proprio fare questa parte qua. È una cosa alla volta. Certo. Vedi quel quasi sembra che io mi appoggio. Guarda che le prime volte ovviamente fa male, Quindi non spingere troppo. Però. L'ho fatto! Un po', questa parte qua. Manca un po' questa. Molto di più. Questo è. Beh, adesso si inizia a cantare. Olè. Facciamo un po' di riscaldamento, così la tua voce... La tua voce riscalda, un po' come hai riscaldato i caloriferi. Tu parti qua. Ti ricordi il primo esercizio dell'elicottero? Che ti veniva molto meglio della R. Vediamo se hai studiato. La R proprio non mi viene. Proviamo l'elicottero. Tutti? No, non tutti.
guarda, non è che se non riesci a fare questo esercizio non vuol dire che non canterai mai. È un semplice esercizio per aiutare la lingua a fare meglio i fraseggi delle parole, ma non è che non è un esercizio fondamentale, però aiuta a scaldare bene la voce. Non ci credo che da bambina non facevi questo esercizio. Ramarro marrone. Quando pigliavi in giro i tuoi compagni di classe perché avevano la R morta. Non prendevo in giro nessuno io. Oppure la S sibilante. La S sibilante di Giovanotti, che non si può sentire. Non c'è Ramarro marrone. Ramarro marrone. Fammelo sulla nota. Ramarro marrone. Ramarro marrone. Quasi. Adesso facciamo solo ramar. Ramar se e ci fermiamo lì. Ramar. Ramar. Quasi. Non mi viene la R. Vabbè, proviamoci. Senti che ogni tanto l'ho aperto anch'io. Non importa. Andiamo, comunque tu continui a esercitarti su questo, eh? Adesso facciamo invece il muto. Te l'ho insegnato l'altra volta.